Per un attimo tralasciamo il racconto che Teresa Musco fa delle visite in bilocazione di Padre Pio e delle stesse apparizioni di Gesù e della Madonna. Ieri abbiamo visto come Gesù appare nelle sembianze di Padre Pio a Teresa e le chiede appunto di aiutarlo nella sua sofferenza, di offrire le sue sofferenze a lui che è crocifisso per salvare le anime. Nella prima apparizione, Padre Pio disse a Teresa queste parole: tu un giorno sarai con me, guarda, sarai come me, chiedo scusa. Tu un giorno sarai come me. Guarda le ferite nelle mani. Queste furono parole che Padre Pio disse a Teresa Musco nella prima apparizione. Che cosa voleva dire Padre Pio quando fece vedere le sue stimmate a Teresa Musco dicendo: tu un giorno sarai con me? È la vocazione di Gesù. È la vocazione a cui Teresa è chiamata da Gesù. Quella stessa vocazione che nell'apparizione che abbiamo visto ieri, è una vocazione che appunto Gesù stesso le dà per essere aiutato a salvare le anime, a soffrire con lui. E quindi Padre Pio compie il suo ministero di guida verso questa bambina, perché la prima apparizione avvenne più o meno quando Teresa aveva 7 anni. E poi le dice: tu sarai come me, cioè tu sarai stigmatizzato come me. Era il 1 novembre 1950 quando avvenne ciò. Padre Pio le indica la strada che deve percorrere facendole vedere le sue stimmate, cioè l'offerta della propria vita, l'offerta della sofferenza al Signore come vittima d'amore con il Signore che appunto ha sofferto sulla croce e continua a soffrire e a salvarci e a salvare l'umanità. Teresa Musco può essere paragonata per questa sua vocazione a consoffrire con Cristo a tanti altri stigmatizzati come Francesco d'Assisi, come Gemma Gargani, come lo stesso Padre Pio, come Veronica Giuliani, perché le stimmate richiamano il sangue di Gesù. Il sangue della sua passione e il sangue di Gesù è il simbolo della sofferenza di Cristo, ma della misericordia di Dio attraverso il quale ogni uomo può salvarsi, attraverso il quale il peccato viene appunto sconfitto. Teresa Musco il 31 agosto 1957 ha ricevuto le stimmate invisibili, così come Padre Pio, anche lui ha ricevuto in un primo tempo le stimmate invisibili. Poi, il 25 ottobre del 1968, quindi circa 11 anni dopo, queste stimmate invisibili di Teresa divennero visibili. Poi vedremo come lei stessa racconta questo avvenimento. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.